L'impianto del poema si basa su alcuni numeri simbolici. Tre sono i regni dell'oltretomba, ognuno suddiviso in 9 settori. Tre sono le cantiche, inferno, purgatorio e paradiso, ognuna di 33 canti come gli anni di Cristo. Un canto funge da prologo e porta a 100 il numero complessivo dei canti. A loro volta i canti sono composti da terzine, strofe di 3 versi endecasillabi, il cui primo verso rima con il terzo e così via. Questo ritmo inesorabile rispecchia l'avanzare del pellegrino e la perpetuità del mondo creato. Come una cattedrale gotica, la Divina Commedia realizza una sintesi dell'universo medievale che nel suo viaggio Dante percorre e descrive interamente. La struttura del cosmo dantesco viene immaginata con precisione realistica. L'ingresso all'inferno si trova presso Gerusalemme, ad eguale distanza dai confini del mondo, il Gange e le colonne d'Ercole. La caduta di Lucifero, l'angelo ribelle che si è conficcato al centro della terra, ha provocato la voragine infernale. Nell'emisfero australe, occupato dall'oceano, la roccia che si è ritirata di fronte al demonio ha formato il monte del purgatorio. Attorno al globo terrestre, sferico e immobile, secondo le indicazioni del geografo antico Tolomeo, ruotano 9 cieli, che prendono il nome dalla luna, dai pianeti e dalle stelle. Ancora oltre, nell'immateriale empireo, Dio viene adorato dai beati della candida rosa e circondato da 9 cori angelici. La Divina Commedia stabilisce con una ferrea logica anche l'ordine delle anime, responsabili nell'aldilà delle loro libere scelte compiute in vita. Gli spiriti maledetti dell'inferno vengono disposti in cerchi sempre più profondi, secondo la gravità dei peccati stabilita dall'etica di Aristotele, fino ai traditori divorati da Lucifero. Fanno eccezione i vili, confinati da Dante nell'antinferno, e gli spiriti del limbo, pagani virtuosi o bambini non battezzati. Le anime del purgatorio, invece, espiano le loro colpe distribuite sulle cornici della montagna nell'ordine dei 7 vizi capitali previsti dalla Chiesa. Salendo al cielo si incontrano infine i beati, secondo l'ordine d'importanza dei meriti acquisiti sulla terra. Dante attribuisce le pene dell'inferno e del purgatorio secondo la legge del contrappasso. Ogni pena riflette, per analogia o per contrasto, la colpa corrispondente. Il viaggio descritto nella Divina Commedia è concreto ma anche simbolico. I luoghi, gli incontri, i tempi stessi rimandano a precisi significati. Il racconto inizia all'alba del Venerdì Santo dell'anno giubilare 1300. Al tramonto del sabato, con l'amorosa guida di Virgilio, Dante ha attraversato la valle inferna ed è giunto al centro della terra. Di lì risalito, la mattina di Pasqua, si trova sulla spiaggia del Purgatorio. Con un cammino interrotto da pause di riposo, raggiunge la cima del monte nel 6° giorno di viaggio. Dopo aver trascorso la mattina nel paradiso terrestre, compiuti i riti di purificazione, comincia, in compagnia di Beatrice, l'ascesa alle rote dei cieli. La commedia si conclude al mezzogiorno del 7° con la visione di Dio, l'amor che muove il sole e l'altre stelle.